storia, personaggi. La giuria ha assegnato il secondo premio alla poesia Sentu. L'autore è di nuovo Villeci Francesco. Legge Enzo Giannone. Sento ancora lo ciaolo delle lenzuola mezzo bagnate, si nota all'astrico sotto l'occhio dello sole cucente, dalle mani che farate, imbrisciate delle mare, che ne guardava con gli occhi vespi e la voce tagliente. Sento ancora lo fumo delle cannele, la processione tra la banda musicale, le bancarette di torrone e la parola di Gesù Cristo che ama la Madonna appresso. E mia madre con la corona a mano che l'aveva messo. Sento ancora le corte di pistola in tacca cazza, lo sangue e lo silenzio. Quando la mafia ammazza, mio padre morto in terra, mia madre che grida pazza, e io che denuncio per rompere l'omertà con una mazza. Sento la mancanza di mia madre che mi rinnegava. E da sta Roma sconosciuta che mi ammucciavo, trovo solo la fiducia di Borsellino che mi scuta e il coraggio di cangiamento mi dice e mi dura. Sento ciao di speranza come musica che suona, la voglia di ricominciare che mi accarezza sola. L'amaro peggio del bene che sento dalla bocca e la morte di Borsellino che mi fa tagliare. Sento un vento che mi accarezza, luce mi capite, non cerco più le parole, manco le consigli, libera e decisa come una ronda di carrapelare, stravacco la cornicione e mi metto a volare. Secondo me si ricarica con la seguente motivazione. L'autore, in un componimento poetico strutturato in 6 strofe di quartine a rima variamente alternate, narra e sente come farebbe Rita Atria e ne veste panni, entrando nel suo immaginario, nelle visioni dei luoghi e della vita familiare, di una Sicilia devota e violenta. Ne articola rapide scene, quasi come in una sequenza filmica, in cui attraverso un intreccio efficace di versi, suggestioni e fatti, lascia che il lettore, seguendo il filo di ricordi e del sentire di Rita, giunga con lei, quasi senza accorgersene, al tragico e liberatore volo finale. Complimenti ancora a Villeci Francesco per aver toccato questo tema. Di questa un tema di cui anche noi abbiamo discusso molto, perché anche con i bambini in questo percorso per la tematica, per la sensibilizzazione a questa, alla lotta contro la mafia, e quindi questo personaggio è stato anche qui, diciamo, sviscerato. Allora io invito il dottore Salvatore Cesare, presidente dell'Associazione Culturale Polis di Lascari, a premiare il nostro amico Villeci. A lui. Grazie di cuore per questo altro premio. Io sono molto, mi sono emozionato tantissimo ascoltando le parole, e non sembrano più le mie quando le recitavo, mi arrivano direttamente al cuore. Grazie.